In Sicilia tornano a salire nelle ultime 24 ore i contagi da coronavirus. Ieri sera erano 133, 48 in più rispetto al giorno prima, che riportano l'isola al primo posto per quanto riguarda l'indice di positività, salito all'1,5%. Il giorno prima era dello 0,5%. Subito dopo la Sicilia, con 126 nuovi contagi, la Lombardia. Triste primato nazionale anche per il numero dei morti, 7, 5 in più rispetto al giorno precedente. In aumento ancora a Catania, 9 in più, e a Siracusa passata da 9 a 14 nuovi contagi. Trapani, addirittura da Code Free, sale a 21 nuovi soggetti positivi. In continua discesa invece a Palermo con soli 5 nuovi casi. Questo comunque è il report dei nuovi positivi nelle province siciliane: 17 ad Agrigento, 12 a Caltanissetta, 39 a Catania, 14 ad Enna, 6 a Messina, 5 a Palermo, 5 a Ragusa, 14 a Siracusa, 21 a Trapani. Il dato dei ricoveri per coronavirus negli ospedali rispetto al giorno precedente vede un decremento complessivo di 11 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. In terapia intensiva sono in cura 25 persone, nessun aumento rispetto al dato precedente. Il numero dei guariti è pari a 426 persone. Come già detto, 7 sono i decessi. I tamponi molecolari processati sono stati 5.675, quelli rapidi 7.635. Le dosi di vaccino complessivamente inoculate sono state 3.578.887.